Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Sto masticando la gomma da masticare, non fateci caso. Oggi continuiamo a fare le pulizie di primavera e oggi ci occupiamo del balcone che è lercio, per dire poco, lurido, per colpa di loro, del piccioni, che guardate come l'hanno ridotto, ragazzi. E io ho aspettato giorni per farvi un video bello realistico, perché so che i video di pulizie piacciono. Quindi, ragazzi, guardiamolo com'è prima della cura. Guardate. Me lo hanno lerciato. Brutto. C'è anche un pezzo di carta. Boh, non so da dove cacchio è venuto fuori. Vabbè, lì un po' meno. Lì un po' meno. Però qui, questo non so che cosa abbiano fatto qua. Sembra vomito di piccione. Comunque fa veramente ribrezzo, cioè veramente schifo. Adesso non vado fuori con le ciabatte. Comunque, anche lì guardate, è tutto sgocciolato. Quindi, olio di gomito. E oggi puliremo il balcone. Vi faccio vedere come lo pulisco e lo disinfetto. Poi troveremo dei metodi per allontanare i piccioni. Ragazzi, ci ho provato anche con la carta, vedete, tipo i sacchetti, ma non funziona. Devo comprare qualcos'altro tipo spaventapasseri, non so. Datemi dei suggerimenti. Comunque adesso questo schifo, dato che poi Burian vuole fare dei giretti sul balcone e io ovviamente non lo faccio uscire quando è così, lo voglio tirare a lucido. Andiamo a preparare l'acqua con il secchio. Ovviamente, come potete vedere, ho due secchi. Uno lo uso per fuori e uno lo uso per dentro. Ovviamente anche due mocio diversi. Adesso toglierò il mocio. Devo comprarmi un altro bastone. Comunque toglierò il mocio che uso per casa e userò il mocio che uso per i balconi. Che bello fare queste cose. Allora, come detersivo per esterni uso il mitico Mastrolindo. Per il semplice fatto che questo non lo uso in casa perché ha delle sostanze che comunque possono essere allergizzanti. Però l'avevo comprato e lo uso per i balconi, anche perché così lo finisco. Devo dire che non è male, cioè costa poco, lava da Dio, fate abbastanza in fretta ed è igienizzante. Poi questo ha un ottimo profumo, ragazzi, limone e fiori d'arancio, veramente buono. Adesso preparo l'acqua. Allora, per prima cosa riempio il secchio di acqua, ragazzi. Sentite il piccione fuori che si sta già lamentando. Poi quando è pieno più o meno a 5 litri, metto, come c'è scritto qui, due tappini, vedete, due tappini di Mastrolindo al limone. Ok, ho messo detersivo. Farò due passaggi, cioè prima tolgo con la scopa il più grosso, poi pulirò una volta, poi butterò via l'acqua e laverò la seconda volta per risciacquare e pulire meglio. Ok, ragazzi, il secchio è pronto. Cioè, tu te ne devi andare, Ciccio. Questa non è la tua cuccia. Cioè, ragazzi, a me piacciono gli animali, anche i piccioni, però fanno veramente casino. Comunque, adesso con la scopa iniziamo a togliere via il più grosso. Cioè, è bello fare sti video. Molto bello. Adesso vado a fare delle pause. Ogni tanto poserò il telefono, perché ovviamente. Guardate che schifo. Guardate lì. Lì ci sarà da divertirsi. Questo lo uso come ferma immagine. Cos'è quella roba? Oddio. Comunque dai, diamoci da fare e vediamo. Dal prima al dopo. Che ragazzi, le ciabatte le lascerò sempre lì fuori perché non voglio entrare in casa con le ciabatte lerce. Ok, cominciamo a vedere. Andate di schifo. Non so che cosa sia sta roba. Cioè, un misto di guano. Ok. Ma guardate lì. Suggerimenti antipiccione, ragazzi. Ok, ragazzi, ho tolto la parte solida. Adesso iniziamo a dare la prima pulita con il mocio e il Mastrolindo igienizzante. Ok, ragazzi, cominciamo a pulire da questa parte. Togliendo quella specie strana di cos'era? Vomito di piccione, non lo so.
Quindi adesso farò una prima passata per pulire bene, poi butterò l'acqua, ovviamente, sciacquerò tutto il mocio, ovviamente, e poi ci faccio un'altra passata, sempre con il mastrolingo. Cioè, guardate come lava bene il mastrolingo. Cioè, ho fatto solo la prima passata. Cioè, guardate già la differenza. Adesso stiamo facendo pubblicità a Mastrolingo, però devo dire che sta funzionando benissimo. Quindi se avete il balcone smerdato, che poi costa pure poco Mastrolingo, mi sembra che l'ho pagato 1,28 euro. Ok, adesso continuo, poi faccio vedere il resto. A proposito, se volete video ASMR con i suoni e basta, voi scrivetemelo nei commenti, perché adesso mi sono organizzata anche con altri tipi di microfono. Quindi se volete anche solo video di rilassamento, poi chiedeteli pure nei commenti, che io ve li faccio tranquillamente. Ok gente, adesso facciamo questa parte, che è un po' meno sporca, in modo che l'acqua, essendo ancora pulita, mi conviene fare prima questa parte. Poi mi concentro sull'angolo smerdato. Comunque devo dire che Mastrolingo mi sta dando soddisfazione, cioè guardate come pulisce bene. Per gli esterni vi consiglio comunque un detersivo che sia un po' più efficace, perché oddio, anche quelli naturali vanno bene, però cioè magari vi fate più fatica. Consigliatemi poi spaventapasseridone da appendere. Guardate come toglie bene. Guardate. Dai, però pulire a volte è anche una terapia antistress, cioè secondo me. Vi fate il mazzo, bruciate calorie, vabbè, invece di andare in palestra pulito. Però c'è anche una terapia per eliminare le negatività, secondo me. Ok, io continuo. Bene gente, adesso ci dedichiamo alla parte più lurida. Poi dovremo anche pulire il coso del gas, guardate, tutto scagazzato. Chissà com'è dal tempo, com'è il tempo da voi, cioè qua io sto in pantaloncini e che ci saranno 20 gradi, non lo so. Prima ho pure preso il sole. Vabbè. Cos'è quella roba lì, ragazzi, guardate. Che schifo! Ok, adesso la levo. Ragazzi, guardate l'acqua, che bel colorino che inizia a assumere. Non si vede perché c'è la schiumetta, però è un bel verde muschiato. Ok ragazzi, questa è la parte più difficile. Qua bisogna raschiare bene, perché qua è incrostato. Però intanto iniziamo a staccare le parti secche. Che schifo. Non so che cos'è quella roba lì. Oddio, guardate. Cioè, questi piccioni non so che cacchio mangiano in giro, però, cioè, non posso dire, però, beh, avete capito. Cioè, ok. Però, sto almeno scrostando bene tutto. Ovviamente, come vi dicevo, poi dopo passerò di nuovo con l'acqua pulita e un altro detersivo per sciacquare. Guardate, ha pulito quasi bene tutto l'angolo. Tolto anche quelle cacche enormi. Devo solo per pulire adesso esternamente, devo vedere come fare. Poi la ringhiera, che è scagazzata. E questa parte qui, ovviamente. Ok ragazzi, adesso vado a cambiare l'acqua, che è lurida, è nera. E diamo una seconda passata. Ok gente, ho cambiato l'acqua, faticoso. E adesso diamo una bella pulitina. Comunque ho già tolto tutto lo schifo, però voglio dare una sciacquata. Bene gente, adesso con lo sgrassatore Esselunga, è munita di guanti ovviamente, spero di essere a fuoco, sì. Inizio a pulire anche tutte queste parti qua, perché hanno scagazzato pure qua. Bondiamo. Thank you.
ragazzi, è difficilissimo fare queste cose. Allora, iniziamo a fare così. E questi vogliono farsi il nido qua. Ok, spruzzare. Strofinare. Ok ragazzi, ho fatto anche questo, guardate molto bene, ovviamente ho lavato questo, manca solo più la ringhiera, come potete vedere, sì, me la metto a fuoco, quindi diamoci da fare. Ok ragazzi, manca solo più la ringhiera. Guardate com'è lunga. Vediamo anche qua così. Così. Poi farò anche quella di sotto, ragazzi. Una cosa alla volta. E poi ci compriamo dei belli spaventapasseri. Così quasi me li faccio da sola. Ok ragazzi, ho finito di pulire. Lì ho ancora posato un attimino. Però guardate. Vi ricordate com'era prima? Cioè, vi ricordate com'era prima? Guardate adesso. Beh, li devo ancora asciugare, però è perfetto. Ho pulito anche tutta la ringhiera, ho pulito dappertutto. E niente, alla fine passerò soltanto una spruzzatina di questo, che è il Napisan. Igienizzante superfici, igiene profonda. Questo ha dato anche le superfici a contatto con gli alimenti. Lo spruzzerò un po' ovunque, perché poi se Burian ci cammina fuori comunque con le zampine, preferisco che sia igienizzato e uccida anche ogni genere di germe, batterio, microrganismo, eccetera, eccetera. Come faticoso, ragazzi, praticamente se volete farvi la palestra gratis, dovete fare le pulizie, cioè perché così risparmiate un casino e intanto tenete la casa pulita. E poi devo ingegnarmi su come evitare che i picciani vengano qua a stare. Cioè, magari mi creerò, magari farò dei tutorial su come fare degli spaventapasseri. Non so, qualcosa che magari posso appendere. Datemi dei suggerimenti. Ovviamente le mie ciabatte adesso verranno lavate e disinfettate, perché io le ho sempre tenute fuori, adesso sto con i calzini. Perché ovviamente sono stata fuori, che schifo, queste vanno disinfettate, non ci entro in casa. E niente, adesso sta asciugando, però dai, ho fatto un buon lavoro, vi ricordate? Cioè prima era veramente una cosa impressionante. E dà anche soddisfazione, devo dire. Poi vabbè, in alcune parti è rovinato proprio il pavimento, cioè lì manca proprio un pezzo di piastrella. Però non c'è paragone. Ragazzi, primavera, pulizia di primavera, giustamente. Niente ragazzi, il video finisce qui. Vi volevo solo dire, imparate a fare anche cose umili che nella vita non si può mai sapere. Quindi è utile saper fare anche cose tipo le pulizie. Primo per vivere nel pulito, seconda cosa perché può sempre tornare utile. Ho cambiato anche ciabattine. Adesso si asciugherà, lì ho spruzzato il Napisan, sta evaporando, però dai, ho fatto un ottimo lavoro e adoro troppo. Niente ragazzi, con questo bel balcone pulito vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!